giunto il tempo di lasciare il deserto. È tempo di andare tra la gente ad annunciare il regno di Dio. Sono 40 giorni ormai che lo cerchiamo. Sì, ma non può essere lontano. Lo troveremo. Non preoccuparti, Giovanni. Eccolo lì. Maestro! Maestro, sono 40 giorni che ti cerchiamo. Chi siete? Io sono Andrea e lui è Giovanni. Eravamo col Battista. Ci ha detto che tu sei il Messia. Ha detto che ora si metterà da parte perché tu possa diventare importante. Io vi assicuro che tra gli uomini nessuno è stato più grande di Giovanni il Battista. Eppure il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. È ora di andare, amico mio. Che cosa volete? Dove vai, Rabbi? Venite e vedrete. Gesù annuncia ormai da tempo il Vangelo. Si muove a piedi o in groppa a un asino. Insegna nelle sinagoghe e predica la buona novella del regno di Dio. Molti credono in lui e lo seguono. Lo chiamano Rabbi, che significa maestro. Che l'Altissimo guidi il vostro cammino. Anche alcuni discepoli di Giovanni il Battista, dopo la sua morte, seguono Gesù. Tra questi Andrea, il fratello di Simon Pietro. È stato lui a parlare a Simon Pietro di Gesù. Gli ha detto: abbiamo trovato il Messia, come Giovanni aveva annunciato. E lo ha subito condotto da Gesù. Anche Filippo, un altro discepolo, ha detto a Natanaele: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè e i profeti. È Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth.